sì, e comincia la Madonna del Carmine. Che bello! Siamo in via Zollino, la cosiddetta strada longa, questa bellissima strada che ormai diciamo è l'occhiello della città. Abbiamo incontrato un mesagnese di ritorno, da 17-18 anni, non lo so quando, ma più o meno, vive a Madrid, perché si incontrò in uno dei tanti viaggi, perché Gianni Pedone, la mia destra, lui guidava i pullman e incontrò una hostess proveniente da Madrid, dalla Spagna, e si innamorò e se ne andò a Madrid. Questa è la storia. E poi sono nati questi due giovanotti, Alessandro e Gianmarco, che per loro è la prima volta hanno visto la Madonna arrivare in piazza Porta Grande, il discorso del sindaco e poi arrivare, la Madonna è stata portata in chiesa, le campane sono vere, hanno detto, no? Gianni, sì, beh, come rivedi Mesagni? La rivedo abbastanza viva, e piena di gente e alla fine, sentimentalmente parlando, ci siamo sentiti di nuovo, sì, eccitato, no? Diciamo, sì. Da quanto tempo che non vedevi la festa? Io da più di dieci anni, sì. E sinceramente è una bella festa. È stata un'emozione. Sì, quello sì, è vero. Liliana non vuol parlare, ma naturalmente è la prima, è quella che faremo parlare di più, Liliana. Allora fai così, pensa di essere in un pullman e devi illustrare ai tuoi ospiti la città. Allora, Mesagni, come ti sei innamorata di Mesagni anche tu? Mesagni è una città proprio da vedere e da conoscere. È una città piena di piccoli posti dove puoi scoprire delle bellezze. E quando arrivi in una piccola strada, poi sbocca in una grande piazza con una grande opera d'arte, come la Chiesa Madre o come tante altre chiese che c'ha tutte da vedere. Quindi invito a tutti quelli che non sono di Mesagni a venire qua. Oh, certo, gli spagnoli, i francesi. Questo mesagnese lì a Madrid che cosa fa? Si comporta bene. Lui lavora con i pullman e ormai è un madrileño in più. È un madrileño in più. Davvero Gianni, sei un madrileño in più. Qua Franco, che poi il coordinatore di via Zollino, addirittura ha portato le olive, vino primitivo e le friselle, una cosa caratteristica della nostra città. Produzione propria. Gianni, che significa, come si vede Mesagni da Madrid? Io sinceramente la vedo poco, perché però a me sempre piace venire, è la mia città alla fine, no? È dove sono nato, dove sono cresciuto, dopo tutti quanti i miei amici, e alla fine tornare significa far conoscere ai miei figli la nostra cultura, le nostre tradizioni, le frise per esempio, il vino fatto in casa, che a Madrid è difficile trovare, no? Nelle grosse città comunque in generale. E questa la... Diceva, non so chi, Alessandro, Gianmarco, le campane sono vere quando l'hanno viste, diciamo, suonare all'arrivo della Madonna. Come tu che parli anche l'italiano, vieni qua Gianmarco, vieni. Allora, dimmi allora, Alessandro, allora, che mi dici di questa città natia di papà? Tu sei nato a Madrid, d'accordo, ma papà è nato qui. Bueno, questa città è molto bella, mi piace molto, però è incomparabile con Madrid, perché Madrid è una delle migliori città del mondo, però questa città è buona, è bella, e i campani sono pure belle. Ha detto che Madrid è la più grande città. Raccontami,
che successe al Real Madrid di Juventus. E vinto il Real Madrid. Questo purtroppo lo sappiamo. Beh. E allora? La Juve non è giocato bene perché si stavano preparando per le feste di Mesagne. Ci prende anche per i fondelli, ci prende. Allora, quanto tempo alla spagnola? Vi trattenete già? State andando al mare, no? Sì, andiamo al mare a vedere il mare, perché a parte tutto il mare è qualcosa di eccezionale, che sicuramente in Spagna hanno poco, non ci sta, e ci tratterremo un'altra settimana in più. E poi... Quindi state andando sul Mar Ionio in pratica? Attualmente sul Mar Ionio, sì. Qualcuno diceva che Mesagne non è Madrid, certamente non è Madrid, però il Madrid non ha il Mar Ionio. Per esempio, sì, sì, ed è vero. Il Madrid non ha le friselle, per esempio, e non ha la pasta fatta in casa, le orecchiette con la ricotta e tutta le mozzarelle, tutti i lattigini. Diciamo, tu hai imparato un po' a cucinare... diciamo i mesagnesi italiani, no Gianni? Beh, però guarda che la cucina di qua è altre delle opere d'arte, perché è una cultura ereditata, sono delle ricette ereditate che bisogna essere cresciuta vedendo come si fa, quindi no, non la cucina di qua, anche se tento, ma non riesco, bisogna venire qua, anche agli amici li faccio registrazione delle cose, perché so cose che lì non si vedono, e soprattutto risaltare che è tutto naturale, tutto artigiano. Bene, quindi abbiamo incontrato qui alla festa questi amici, Gianni, Liliana con i due giovanotti, e abbiamo voluto sentirli per capire insomma che significa tornare nella propria città, che significa, come diceva Gianni, quasi quasi emozionarsi a rivedere la festa patronale, a vedere la processione. E noi vi ringraziamo di questo vostro contributo. E naturalmente tornate ogni anno. Tenteremo. Grazie allora alla famiglia Pedone, grazie a Franco, il capo di Via Zellino. Gli hanno dato una targa, gli hanno dato per la strada, però la meritano tutta. Abbiamo visitato, l'abbiamo percorsa questa strada, antichissima strada, fra virgolette si poteva dire la circonvallazione, la strada longa, ed è merito di tutti i residenti, di Franco in particolare, se la tengono così, ed è un motivo anche di orgoglio per la città. Spesso il sindaco l'altro giorno è venuto con degli ospiti di Dubai, e molti altri cittadini di altri rioni stanno cercando di emulare questa loro esperienza. Bene, grazie e buona festa patronale a tutti i mesagnesi, anche coloro che non sono residenti qua.